tutto i nostri principi. Grazie, onorevole Mazziotti di Celso. Sì, rapidissimamente, Scelta Civica è sicuramente garantista quando parla di diritto penale. Quando si parla di accesso al governo, pensiamo che chi va al governo debba dire cosa possiede. Un'ultima notazione, io non mi impiccio dei fatti interni di Forza Italia, mi impiccio di un dibattito parlamentare su delle norme che un partito politico ha approvato 12 anni fa e oggi rinnega, ad esempio quella sui parenti di cui abbiamo discusso. In quella legge c'è e è sanzionata direttamente e c'è l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 5,6. Quindi il punto è relativo ai parenti. Quindi voglio dire, stiamo parlando in un normale dibattito politico del fatto che c'è una posizione che trovo incoerente con scelte passate che sono state del tutto inefficaci, ma che quantomeno sono state fatte. Ripeto, noi resteremo sempre garantisti quando si tratta di processo penale. Pensiamo che chi va dal governo abbia degli obblighi ulteriori, purtroppo sono degli oneri. Non credo, ripeto, che questi obblighi di dichiarazione abbiano frenato nessuno dall'andare al governo in questi anni. Siccome non cambiano, non vedo il problema. Grazie. Grazie, onorevole Fiano. Prego. Presidente, io vorrei dire all'onorevole Sisto, dal quale capisco la difesa d'ufficio di una contrarietà ab origine di questa legge, che lui si sta opponendo ad una norma prevista dalla legge Frattini, la quale norma, nella lettera B del comma 1 di questo articolo, prevede la dichiarazione complessiva da parte di 15-20 persone per legislature, cioè le autorità di governo, dei loro possedimenti patrimoniali o partecipazioni in resto. La norma che questo emendamento prova a cancellare è una norma ipergarantista che dice di tutto ciò che ci hai dichiarato, dici ciò che in realtà è per la tua fruizione personale, cioè non ha un'efficacia di utilizzo a fini di profitto o aziendale o imprenditoriale. Cioè Forza Italia vuole cancellare una norma che dica sì, io possiedo questo, quello, quella partecipazione, quella gestione, però questa è la casa che utilizzo io, quest'altra è la macchina che utilizzo io, questa è una partecipazione strumentale ad una determinata attività. Dice il comma che Forza Italia vuole cancellare, che il titolare, alle dichiarazioni si allega l'elenco dei beni, che il titolare della carica di governo dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale. Se venisse accettato questo comma, onorevole Sisto, scusi, questo emendamento, Presidente, per il suo tramite onorevole Sisto, vorrebbe dire che tutto ciò che viene dichiarato dal colui che è autorità di governo è passibile di essere considerato dall'autorità come bene strumentale ad un'attività economica imprenditoriale, cioè il contrario di quello che avete dichiarato nella presentazione di questo emendamento. Grazie. Onorevole Costantino, prego. Sì, Presidente, io apprezzo molto la dialettica dell'onorevole Sisto, però visto che è stato tirato in ballo il garantismo, diciamo, e anche il mio gruppo è una forza garantista, devo dire che la soppressione di questo comma è veramente l'ABC, cioè è veramente gli elementi quasi elementari che vengono richiesti all'interno di questo articolo, perché lei chiede di sopprimere di fatto che nelle dichiarazioni non venga allegato l'elenco dei beni di cui è proprietario la carica di governo.